E vi dirò, l'atmosfera di Montirigioni non è neanche così male. Questi colori. Vabbè, sentiamo Mario cosa vuole. Intanto abbiamo recuperato una cifra non indifferente di fiorini spesi per la cinta dei medicinali. Casa dolce casa, vero. Dove si comincia anche con la ristrutturazione della villa. Ho giustiziato mio padre per tradimento. Anche Federico e Petruccio. Poi sono venuti a cercare me. E tu lo sai il perché? Non ho risposte, zio. Solo un elenco di nomi strappato a un uomo che mi voleva morto. Ancora non posso crederci. Sta tranquillo. Chiariremo tutto. Vorrei avere il vostro ottimismo. Sveltiamo il passo. Siamo quasi arrivati. Credo che Monteriggioni ti garberà parecchio. Pensavo che Monteriggioni... Bello, sono toscano dentro. Per ora. L'anno 21 saranno amiche. E l'anno dopo di nuovo nemiche. E così via. Non riesco più a starci dietro. Così ci ho rinunciato. Questa è gente onesta, che lavora sodo. Nelle nostre botteghe si trova solo roba semplice, ma ben fatta e affidabile. Abbiamo anche una cappella qui. Il prete... Scusa? Non sono mai stato un gran frequentatore di chiese. Lo sapevi che Villa Auditore ha quasi 200 anni? Fu costruita dal mio trisnonno, un uomo strano, detentore di ogni sorta di segreti. Tieni gli occhi aperti. Beh, a 200 anni... Con tutte le... Oggi trovare un edificio di 200 anni è assai comune. Poterci fare qualcosa, ma non ho né tempo né denaro per rimettere le cose a... Gli va data una piccola rinfrescata, forse? Ci penseremo noi. Eccoci arrivati, casa dolce casa. Allora, cosa ne pensi? Fa cagare. Ha visto tempi migliori, immagino. Credimi, la rimetterei di nuovo al lustro, se solo ne avessi il tempo. Vuol dire, lo fai tu? Hai terminato la visita, nipote. Dovresti provvedere a equipaggiarti. I miei uomini al mercato ti stanno aspettando. Torna qui quando hai finito e potremo iniziare. Ok. Iniziare cosa? Ma non sei venuto qui ad addestrarti? No. No, zio. Sono qui per fuggire da Firenze. E intendo portare la mia famiglia ancora più lontano. Vorrebbe che finissi la sua opera. Quale opera? Mio padre era un banchiere. Aspetta, non te l'ho detto. Non ho idea di cosa stiate parlando. Oh, ma che mi combini, Giovanni? Non so neanche da dove cominciare. Ma vai a fare acquisti al mercato. Mi darà tempo per pensare. Ma... Niente, ma parleremo più tardi. Mi lasci andare? C'è qualche soldo, se ti dovesse servire. E se avessi voglia di riposare, ti ho sistemato una stanza all'ultimo piano della villa. Grazie. Ok, mi stavo arrampicando qua sopra. Perché c'è il punto di osservazione? Che è la cosa che mi preme sempre. Almeno un po' di stradine le vedo. Ed è questo qua. E penso sia l'unico di Monteriggioni, se non vado errato. Andiamo a fare acquisti e andiamo giù dal fabbro, appunto. 4.000 fiorini, potevo averne 10.000, ma ho fatto un acquisto molto molto mirato. Ripara tutto. Beh, 29 ci sta. Questo dà più salute. Armi piccole, la daga, e dovremo aver tutto. Un vero piacere. Tornate ancora. Schinieri, come cazzo si chiamano? Ah, non è finita qui. Perché dal medico se ho tutto? Ho rimedi tradizionali e medicamenti giunti dall'Arabia. Che ne dite di provarli? Che devo comprare? Toh, contento? Sembrate già aver ripreso. Premi freccetta per selezionare la medicina, ma io ho già tutto. La miglior qualità garantisco io. E che prezzi? Appunto. Lavoro di mastri artigiani di tale valore. Borsa di medicina ottenuta, daga ottenuta. E si va a cavallo, ragazzi. No, si va a piedi per ora. Poi prometto che presto andremo anche a cavallo.